A seguito della soppressione delle corse 6 e 7 da parte di ACTV AVM, il Comune ha concordato con la stessa una rimodulazione di orari e percorsi dei bus urbani a partire dal 1 agosto, in modo da garantire una copertura più omogenea del territorio nei limiti delle risorse che possono essere messe a disposizione. Lo comunica l'assessore ai trasporti, al trasporto pubblico locale di Chioggia, Maria Rosa Boscolocchio. La rimodulazione riguarda i giorni feriali, i giorni festivi mantengono la programmazione già concordata. Si è deciso che tutti i bus passeranno per il centro storico di Chioggia, che la linea 2 passerà ogni mezz'ora, che le linee 3, 4 e 5 torneranno a passare per il lungomare, percorrendo un diverso tragitto andando a sostituire la 6 e la 7 mancanti. Tale variazione durerà con molta probabilità fino a fine settembre, ma ci sarà un'integrazione con corse scolastiche dalla riapertura delle lezioni. Ora, afferma l'Achio, si sta trattando con un altro operatore del trasporto pubblico locale per l'assegnazione provvisoria in emergenza. Si è previsto comunque un incremento del servizio. Per la predisposizione di un servizio definitivo si deve attendere la gara prossimo anno, per il cui bando si sta lavorando.